Oggi ci occuperemo dei vettori dal punto di vista matematico. I vettori sono importantissimi in fisica e ogni qualvolta verrà introdotta una grandezza fisica e vi si dice che è una grandezza vettoriale, allora significa che con essa si possono fare tutte le operazioni che adesso vedremo a proposito dei vettori. Quando avete un piano, per esempio quello su cui sto scrivendo, e su questo piano introducete un sistema di assi cartesiani, allora ciascun punto del piano risulta avere un indirizzo. Per esempio, questo punto, chiamiamolo A, ha coordinate 8, 5. Questa coppia è una coppia ordinata, cioè la coppia ottenuta dagli stessi numeri ma scritti in quest'ordine rappresenta un punto diverso. Chiamiamolo B. Fin qua niente di nuovo. La novità di oggi è che introduciamo un nuovo oggetto matematico chiamato vettore. Lo indicherò con una lettera. Sceglierò le lettere V, U, W, ma quando faremo fisica troveremo le iniziali della grandezza in esame. Sulla lettera aggiungeremo una freccia e questo nuovo ente viene a sua volta individuato da una coppia ordinata di numeri reali, né più né meno come accadeva al punto A. Questi due numeri reali li disporremo in verticale, quindi scriveremo 8, 5. La rappresentazione geometrica di questo nuovo oggetto è la seguente. Si tratta di una freccia il cui punto di applicazione è l'origine. La punta della freccia si trova nel punto A di coordinate 8, 5. In matematica il vettore è anche noto come segmento orientato. Orientato significa che è un segmento che ha un verso, per cui il segmento OA è diverso dal segmento AO. Qui la O è il punto di applicazione del vettore OA e invece qui il punto di applicazione è il punto A. Facciamo altri esempi di vettori. Il vettore U è 5 meno 3 e il seguente 5 meno 3. Il vettore W meno 4, 6 e il seguente meno 4, 6. Un altro vettore è 0, 0. 0, 0 coincide con un punto, con l'origine. Questo vettore lo indicheremo con una O e poi aggiungeremo il simbolo di freccia sulla lettera in maniera tale da ricordarci che si tratta di un vettore. E passiamo ad introdurre la prima fondamentale operazione che si fa con i vettori, l'operazione di somma. Dato un vettore V, abbiamo detto che è caratterizzato da una coppia di numeri reali e questa coppia chiamiamola Vx e VY, abbiamo un secondo numero U e con simile notazione le coordinate le chiameremo UX e UY. La somma del vettore V e del vettore U è ancora un vettore che ha per componenti la seguente somma, vx più ux vy più uy. Facciamo qualche esempio. Supponiamo che il vettore v sia il vettore 7, 6 e il vettore u 2, 4. Allora,
il vettore SOM di V più U, per quello che abbiamo detto, avrà per componenti la somma delle rispettive componenti, cioè occorre sommare 7 con 2 e 6 con meno 4, ottenendo 7 più 2, 6 meno 4, quindi 9, 2. Questa operazione ha una interessante interpretazione geometrica. Il vettore 7, 6 ha per componenti 7, 6, 6. Il vettore 2, meno 4 è invece il seguente. Il vettore somma di V ed U, detto anche risultante, è invece il vettore 9, 2. Ora si può notare che il vettore W risultante di V e U è anche la diagonale del parallelogramma determinato dai vettori V ed U. Per notare questo, basta clonare questo vettore e spostarlo qui, facendo sì che la sua coda si trovi sulla punta del vettore V. E si fa la stessa cosa con il vettore V, lo si clona e lo si trasporta senza ruotare, cioè gli si fa compiere una traslazione in maniera tale che la sua coda si trovi sulla punta del vettore U. Quello che abbiamo realizzato è un parallelogramma. Infatti, per costruzione, i lati opposti di questa figura sono uguali e quindi essa è proprio un parallelogramma. Con la regola punta coda si immagina di prendere questo vettore e di spostarlo qui. E dopo averlo fatto si traccia la risultante. Ora entrambi i metodi giungono allo stesso risultato. Tuttavia, quando si fa fisica, non bisogna usare il metodo punta coda ed usare soltanto il metodo del parallelogramma. Il motivo è che in fisica, si pensi per esempio alle forze, noi possiamo sostituire una forza, in questo caso la risultante, a due forze soltanto se la risultante produce gli stessi effetti delle forze che va a sostituire. E questo è garantito soltanto se le due forze sono applicate allo stesso punto. Dovrebbe essere chiaro che la somma di due vettori, per come è stata definita, è commutativa, cioè il vettore V più U è uguale al vettore U più V. Inoltre, la regola che abbiamo fornito, nella quale si sommano le componenti, vale anche per più vettori. Per esempio, se ho il vettore V 4, 5, il vettore U meno 1, 4, il vettore W 3, 2, il vettore R, somma o risultante di V più U più W, per componente X, ha la somma delle X, e quindi 4 più meno 1 più 3, e per componente Y, la somma delle y, cioè 6, 11. Finora abbiamo immaginato che i vettori fossero tutti applicati nell'origine, ma non sempre così. Possiamo immaginare il vettore V,
meno 3, 2, applicato in questo punto. Come faremo a disegnarlo? Immagineremo di avere un altro sistema di riferimento qui, parallelo a quello XY. Questo qui è la nuova origine di questo sistema di riferimento e riporteremo il vettore meno 3, 2 rispetto a questo nuovo sistema di riferimento, cioè meno 3 si troverà qui, 2 si troverà qui e quindi il nostro vettore è il seguente. E come sarà fatto invece il vettore U 4, 5 applicato sempre in questo punto? Beh, è semplice. Ci si sposterà di 4 unità verso destra, di 5 unità in alto e quindi il vettore è il seguente. E finora abbiamo imparato a fare la somma di due vettori o di tre o più vettori quando hanno il punto di applicazione situato nell'origine. Che cosa succede adesso se dobbiamo sommare più vettori ma che hanno un punto di applicazione in un punto diverso dall'origine? Beh, la somma di questi due vettori darà un vettore che è identico a quello che avrei ottenuto se questi due vettori fossero stati applicati all'origine. In altri termini, trovo il vettore v più u e so che vale meno 3 più 4, 2 più 5, cioè 1, 7. Ho applicato la regola che ho imparato quando i due vettori erano nell'origine e adesso rappresento il vettore 1, 7. Il vettore 1, 7 è il seguente. Infine devo ricordarvi che i vettori possono anche essere rappresentati nello spazio. In questo caso, ogni vettore v, invece di una coppia di numeri reali, è contraddistinto da una tripletta di numeri reali, vx, vy e vz. E oltre agli assi x, y abbiamo anche l'asse z e la sua rappresentazione tridimensionale sarà grosso modo la seguente. Questo sarà il vettore nello spazio caratterizzato da una vx, da una vy e da una vz. Somma di due vettori si estende facilmente anche al caso dei vettori tridimensionali. Per esempio, il vettore v, somma di v ed u, avrà per componenti vx più ux, vy più uy, vz più uz. Per oggi è tutto.